è lei che vuol sentirsi così. E invece deve reagire, riprendersi, tornare alla vita. E col suo ingegno, trasformare in arte il suo stesso dolore. Attrice. Vai, vai sui palcoscenici a recitare, hai ragione tu, quella è la tua vita. E là almeno non perdi il tuo tempo. Là gli impresari ti pagano, il pubblico ti applaude. Speravamo più di trovarla, l'abbiamo cercata dappertutto. Anche lui mi ha cercata. Sente? L'ha scritta per lei, per chiamarla e chiederle perdono. Ricorda? Sì. Devi darlo alla donna che prenderà il mio posto perché il mio ricordo non turbi la loro felicità. È mia figlia che glielo dà. Concatene, il primo di una serie di intanto di sei film in due notti filate di Raffaello Matarazzo.
non tanto interpretati quanto vissuti, visti letteralmente da Amedeo Nazzari e Yvonne Sampson, una coppia straordinaria all'interno di questo cinema, di questa serie di melodrammi di Matarazzo, organizzati più o meno per trilogie. È così che si apre una sorta di rassegna diffusa attraverso sette notti e coordinata da Ciro Giorgini e Roberto Turigliatto, imperniata su questo cineasta che ha 100 anni nel senso che era nato nell'agosto del 1909, quindi è un centenario imperfetto, un centenario non nella data precisa. Del resto dubito che Matarazzo avrebbe fatto l'oggetto, speriamo che magari capiti adesso, di una vera retrospettiva, di un vero omaggio organizzato da qualche cineteca più o meno nazionale e soprattutto di un'attenzione da parte della stampa che si definisce nazionale, eccetera, eccetera. Ma questo ho detto senza nessun né rimpianto né polemica, che sarebbe veramente, come dire, di retroguardia, così come sarebbe di retroguardia per ritenere, come dire, revanchisticamente che questo è una rivincita dell'ipotesi cinema di genere contro il cinema d'autore, o al contrario l'esaltazione del cinema d'autore come lavoro all'interno del genere, come rimodulazione del genere, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che hanno un loro interesse, non è l'interesse di Fuori Orario, che è basato invece sulla passione, la fascinazione, su quella che non la Nouvelle Vague, ma comunque dei critici francesi coevi, non a caso organizzati in Torino, intorno a una rivista che si chiamava Présence du Cinéma, cito solo Michel Morlet e soprattutto Jacques Lourcel, chiamavano in qualche modo un'arte ignorata. Ecco, il cinema è un'arte ignorata, il cinema quotidianamente il contrario della cultura, perché possiamo solo provare a inventarlo, ma non film dopo film, addirittura visione dopo visione, scena dopo scena. I film di Matarazzo non sono solo melodrammi, basti pensare che un film che malauguratamente non ci è rimasto in diritti, ma che abbiamo trasmesso più volte Fuori Orario, come Anonima Roy Lott, oppure quella commedia nera che è L'albergo degli assenti. Ecco, un cineasta che ha fatto dei noir che non hanno nulla da invidiare ai film coevi degli anni 30, i più veloci noir americani, hollywoodiani. La grandezza di Matarazzo non è quella quindi di un cineasta di genere, ma è quella di un cineasta che, incontrando le strutture di genere, le doppia letteralmente con l'uso di questa coppia, di questo doppio incredibile Sanson, Yvonne Sanson e Amedeo Nazzari, che è un doppio che io accosterei solo nella storia del cinema, probabilmente ancor più che ai doppi hitchcockiani, all'ultimo film di, in questo momento mi sentirei di scoppiare, all'ultimo film di Kubrick, Eyes Wide Shut, nel senso della cecità dei protagonisti, gettati non tanto nel destino, ma gettati proprio nel set, senza sapere mai cosa sta accadendo, e quindi in realtà doppi dello spettatore che appunto è costretto a inventare questo cinema, anche e soprattutto quando è guidato da un attore, da un autore, da un regista straordinario come Matarazzo. Non citerei nessun momento di questi film. I primi di stasera sono i famosi Catene, Tormento, Chi è senza peccato. Ritorno solo sul titolo, che è Il vorticinema popolare di Raffaello Matarazzo. È un titolo, spero, adeguatamente contraddittorio, fa allusione a un film che presenteremo, Vortice, un altro grande melodramma, e fa allusione al lavoro continuo di Raffaello, di Matarazzo, all'interno del cinema popolare. Un lavoro legatissimo a un titolo celebre, Treno popolare, film su un'idea di regime, su un'idea di intrattenimento, su un'idea di cinema, il treno cinema. È veramente un film semplice e densissimo, come ogni momento di cinema di Matarazzo, che è sempre la sospensione filmica e la precisione nell'indicazione. È probabilmente uno dei cineasti, ma non in Italia, al mondo, e in questo senso è veramente, probabilmente in Italia, non il contraltare, ma è il cineasta che sarebbe più affascinante
avvicinare a e provare proprio come reazione chimica a quello di al cinema di Rossellini. Del resto negli anni 70, metà degli anni 70 in Italia furono giovani, più o meno giovani autori, critici, scrittori di cinema rosselliniani in gran parte. E al di là del gusto, come dire, di rivoltare un po' lo schemino di schemini della storia del cinema italiano, soprattutto nel dopoguerra, con neorealismo rosa, melodramma, eccetera, eccetera, il treno popolare del cinema di Matarazzo era un po' brandito appunto come idea di cinema denso, psicanalitico, quasi indipendentemente dall'autore. In effetti il cinema popolare di Matarazzo è un cinema di una tale raffinatezza, di una tale violenza, direi, torsione non figurativa, ma proprio filmica, cioè di ingresso nel set, di invenzione di momenti, di stacchi, di immagini, di salti da un'immagine all'altra, più futuristi di qualunque futurismo, più vorticosi di qualunque vortice e soprattutto straordinari nel mostrare come la popolarità del cinema non è nelle intenzioni, non è neanche nei risultati di quanti milioni di occhi, ma nella possibilità di immaginare cosa possono immaginare e sentire milioni di occhi in quel singolo momento, in quel singolo, a volte addirittura, fotogramma che non vediamo neanche. Buona